Questa è la tendopoli allestita a Guglionesi nel campo sportivo comunale, antistante proprio lo stadio. Sono al momento circa 150 le persone che dormono qui da un paio di notti, e le tende che erano state portate in via Molise verranno sistemate qui a partire da questa sera. Quindi complessivamente 150 persone residenti che tecnicamente si definiscono sfollati. Oggi è stata portata qui anche una cucina da campo in dotazione alla Protezione Civile regionale, che per il momento comunque non verrà utilizzata in quanto i pasti si continuano a preparare nella mensa scolastica. 200 pasti al giorno serviti sia a pranzo che cena, oltre alla colazione, per le persone che sono qui alloggiate e anche per chiaramente tutti i volontari che stanno lavorando qui. Molti si trovano qui perché hanno le case lesionate, al momento non possono rientrare a casa, altri anche per ragioni di paura, chiaramente, perché lo sciame sismico non è terminato e l'emergenza è ancora in pieno corso. Lei vive qui a Guglionesi? Sì. E attualmente si trova qui nella tendopoli? Sì, in via precasionale abbiamo preferito dormire in tenda. Comunque siamo in attesa che i vigili vengano a verificare che la casa sia agibile. Avete fatto la richiesta per una verifica tecnica? Sì, aspettiamo comunque il parere di un tecnico. Non ci sono lesioni, diciamo, significative, però in via precauzionale, come lei tanti insomma in questa situazione. Sì, la paura comunque resta, perché le piccole scosse comunque fanno tornare alla mente sempre quella sera, quelle due sere fa, e quindi abbiamo preferito stare qua con gli altri.